Ciao! Bentornati al programma televisivo di oggi trasmesso da Spettacoli Televisivi con notizie come: la conduttrice Vanessa Incontrada ha vissuto una love story clandestina in famiglia. Ecco tutti i dettagli sulla liaison. La frizzante conduttrice di origine spagnola ha raggiunto grande notorietà presso il pubblico italiano grazie alla fortunata partnership con il collega Claudio Bisio, con cui ha condotto parecchie edizioni del cabaret televisivo Zelig. Negli anni, Vanessa Incontrada ha altresì rivendicato il suo diritto alla femminilità, conquistando la copertina di famosi magazine con le sue forme burrose e squisitamente genuine, e fungendo da apripista per il movimento contro il body shaming. Nel suo privato, la conduttrice ha affrontato una relazione complicata con il suo ex compagno Rossano Laurini, precedentemente legato in matrimonio alla sorella dell'ex fidanzato di Vanessa Incontrada. Ecco tutti i dettagli sulla relazione, all'epoca ritenuta scabrosa dai rotocalchi e dalle principali testate giornalistiche. Vanessa Incontrada e Rossano Laurini. La conduttrice avrebbe conosciuto il suo ex compagno, nonché padre di suo figlio, ad una cena di famiglia cui aveva presenziato assieme a fidanzato dell'epoca, nonché alla sorella di quest'ultimo, a sua volta sposata con il fascinoso Rossano Laurini. Vanessa Incontrada avrebbe quindi cercato ogni occasione per rivedere il misterioso giovanotto ove possibile, e la relazione è in seguito decollata, nonostante il decreto amaro dell'ex fiamma di Rossano Laurini. Chiara Palmieri ha infatti riferito: se veramente ci tieni ad un'amica, quando ti accorgi di esserti innamorata di suo marito non ti allontani da lei, ma da lui. Dichiarazione prontamente rimpallata da Vanessa Incontrada, che ha rimbeccato: non ho rubato nessuno. Quando accadono queste cose c'è già una frattura. L'amore non si ruba. In seguito, la showgirl ha ammesso la fine della propria relazione a Vanity Fair. Sono in un momento riflessivo della mia vita, posso dire questo. La riflessione mi aiuta a capire quello che è stato e quello che voglio dal futuro. La showgirl ha speso parole significative circa la fine del suo rapporto con Rossano Laurini. Ci deve essere complicità, non solo nelle cose serie, ma anche nella leggerezza, ci deve essere armonia. Se no, si arriva di un punto in cui non sai più che cosa dire. Ed in una coppia se non sai più di che cosa parlare inizia ad essere un grande problema. Ed ha concluso: il mio grande desiderio sarebbe avere un altro figlio. Una nuova passione. Però, se arriva, arriva, se non arriva, non arriva. In generale, non mi do limiti. E nessun dovrebbe darseli. Una persona può decidere di fare quello che vuole. Grazie a tutti coloro che hanno guardato il video. Premi il pulsante mi piace e commenta. Per ricevere le ultime notizie e supportare il canale con il pulsante iscriviti al canale.